Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi video recap del 2020. Questo è un video recap all'interno del quale voglio un po' tirare le fila di quello che è stato quest'anno letterario a livello appunto di letture. In realtà non temete, perché come sempre i primissimi giorni di gennaio barra gli ultimi di dicembre uscirà la lista dei top 10 dell'anno e dei flop 10 dell'anno, come sempre. Aspetto proprio l'ultimo momento, perché non si sa mai che siamo solo il 20 oggi, se non sbaglio, quindi voglio dire, da qui a 10 giorni chissà quante altre belle letture o brutte letture farò, quindi siccome non voglio dimenticarmi nessun libro dietro, oggi facciamo solo un generale recap all'interno del quale vi volevo un po' appunto parlare di quello che è stato quest'anno a livello letterario, le nuove scoperte che ho fatto, le delusioni, ma soprattutto un po' di buoni propositi per l'anno nuovo. Come sapete, non sono solita farli, perché secondo me non ha senso, nel senso che per me almeno quando un libro mi chiama, quando ho voglia di leggere qualcosa, quando ho voglia di approfondire un determinato argomento, semplicemente lo faccio. Per me la lettura è prima di tutto un piacere e non un dovere, quindi generalmente seguo un po' il flusso di come sta andando l'anno e di tante altre cose. Tuttavia, siccome ho la volontà di approfondire determinati argomenti, determinati aspetti, ho notato un po', riguardando i libri di quest'anno, che sono carente di alcune parti. Per esempio, quest'anno è andata molto molto bene e sono abbastanza contenta, perché mi ero ripromessa di recuperare un po' questo aspetto con gli autori italiani, autori e autrici, in particolar modo sia classici, diciamo così, che autori contemporanei. Per quanto riguarda i classici, c'è stato un grande amore, un ritorno a Landolfi, a Tommaso Landolfi, che ho conosciuto quest'anno. Vi ho fatto un video dedicato all'autore, ve lo lascio su nelle schede giù nell'info box. Autore scoperto quest'anno, del quale ho letto veramente tantissimo, raccolte di racconti, diari, romanzi, poesie, chi più ne ha più ne metta. Ha una bibliografia molto vasta quella dell'autore e ne sono contentissima, perché posso lasciarmela e tornare a Landolfi un po' quando ho voglia. Se ho scoperto da un lato Landolfi, dall'altro ho scoperto anche Palazzeschi, con alcune delle sue poesie, ma soprattutto con il divertentissimo romanzo delle sorelle Materassi, molto molto consigliato. Per quanto riguarda sempre gli italiani, nome straordinario che vi devo citare, scoperta anche qui, un po' classico moderno, Giuseppe Berto, con Il cielo è rosso e Il male oscuro, grande nome della letteratura italiana. E questi, diciamo, sono un po' gli uomini che ho scoperto, fra cui citerei anche, perché no, Claudio Magris, del quale ho letto Non logo a procedere, veramente bellissimo. Vorrei leggere altro di Magris sicuramente. Ma è stato anche un anno dedicato alle donne scrittrici italiane. Come sapete, ho la rubrica scrittrici italiane, soprattutto perché è stato l'anno di Marisa Madieri, del quale vi ho parlato all'interno della rubrica, con Lara Dura e Verde Acqua, purtroppo gli unici suoi scritti, disponibili, grandiosa. Vi ho parlato sempre all'interno della stessa rubrica di Sibilla Aleramo, anche qui con Una donna e il suo epistolario. Mi riprometto di leggere al più presto altro di Sibilla Aleramo. Ma anche per quanto riguarda le scrittrici contemporanee, è stato un anno molto ricco, è stato un anno in cui ho letto un altro romanzo di Anna Luisa Pignatelli, ho letto Foschia, bellissimo, forse quasi al pari di Ruggine, due romanzi brevi italiani molto molto potenti, ma ho anche scoperto Giulia Corsalini con La lettrice di Chekhov e con Colia. Vi straconsiglio La lettrice di Chekhov. Questo per quanto riguarda un po' le donne del panorama contemporaneo. Per quanto riguarda nel panorama contemporaneo maschile di letteratura italiana, anche qui ci sarebbe molto da dire. In particolar modo io nomino Stefano Trucco nel Bazar del XX secolo, che è una lettura che ho fatto a novembre, del quale vi ho parlato nel wrap-up del mese. Molto molto bello, ma ho incontrato anche altri autori. Ora, come se mi vedete guardare giù, perché ho il mio quadernino che mi aiuta. Sempre per quanto riguarda la scrittrice, anche a livello di saggistica abbiamo Gli occhi eroici di Alessandra Cenni, per esempio. Ma andando un po' avanti,
Queste sono un po' le scoperte italiane, ma mi sono anche dilettata in quelli che sono un qualche classico. La promessa del 2021 è leggere più classici, perché quest'anno non sono stata molto brava, perché di classici ho letto, o meglio, ho ascoltato La Storia, che vi devo dire Elsa Morante, queen del 2020, ma queen della vita. La Storia era una rilettura, ma questa volta ho fatto un ascolto su Audible. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se già La Storia per me era il romanzo della mia vita e Elsa Morante è una delle scrittrici che più amo e adoro, di suo ho letto La Storia, Lo scialle andaluso, bellissima raccolta di racconti, molto sottovalutata, recuperatela, ma anche chiaramente L'Isola di Arturo. Che mi aspetta in libreria e spero che il 2021 porti questa nuova ventata a Aracoeli, dopodiché leggerò sicuramente anche Menzogna e Sortilegio. Quindi ascoltato La Storia, ho ascoltato sempre classico Il buio oltre la siepe, gran bel classico della letteratura americana, secondo me un po' invecchiato un po' male, ma ho letto anche Shirley di Charlotte Bronte, Lolita, che è stato un ascolto perché avevo già letto. Devo dire che il 2020 è stato anche un anno ricco di riletture e poi finalmente ho ascoltato Il castello di Kafka, bellissimo. Dopo la trilogia di Tito di Gormenghast, che è bellissima, vabbè, mi ha fatto pisciare addosso dalle risate, ma non solo, questa trilogia di carattere gotico, dark, ma anche estremamente sarcastica e ironica, ho dovuto in qualche modo recuperare quello che è un po' il padre della trilogia, che è Il castello di Kafka. Di Kafka sono grande amante, ma è un autore che molto spesso temo per la sua grandiosità, e Il castello è una lettura molto molto bella. L'altro grande classico che mi ha impegnata questo 2020 è ovviamente stato Promessi Sposi, anche qui ascoltato. È stato il 2020 un anno ricco di audiolibri, mi sono cimentata nei mesi gratuiti di Audible e di Storytel, e per un mese mi sono poi abbonata, se non sbaglio, a Storytel. Sono tantissimi gli audiolibri che mi sono piaciuti, fra cui appunto, come vi ho citato, Lolita, La Storia, I Promessi Sposi, bellissime versioni, ma vi cito anche Il Castello o i racconti di Gogol, per esempio Il Cappotto. Quindi hanno dedicato soprattutto agli audiolibri, ma è un anno, quello che sarà il 2021, voglio essere all'interno del quale voglio non soltanto ascoltare più audiolibri sperando di abbonarmi, leggere più classici, perché quest'anno non sono stata molto brava, leggere come sempre più italiani, che è quello che mi riprometto ogni anno, e quest'anno è andata veramente bene, ma soprattutto leggere più letteratura cinese, perché se quest'anno sono stata molto brava con gli italiani, ahimè, ho un po' lasciato perdere la mia amata letteratura cinese e voglio assolutamente recuperare. Pensate che quest'anno di letteratura cinese ho letto solo due libri: Mettere radici, molto bello, di O/O Edizioni, di cui mi riprometto di consultare meglio il catalogo, perché ho tutto il loro catalogo di letteratura cinese in wishlist, ma ho letto anche Il settimo giorno di Yuhua, altro grande autore del cuore, Yuhua. Libro molto divertente, sagace, brillante, breve, ma allo stesso tempo duro e crudo, dell'autore, penso sia il suo un pochino più leggero, se mi passate il termine, ma ho letto solo questo ed è veramente un dispiacere. Se non mi sbaglio ho letto solo questo, cioè solo due libri della letteratura cinese, ma sono una persona orribile. Sto guardando velocissimamente, ma ahimè sì, devo assolutamente recuperare. Non posso permettermi di arrivare a un anno con solo due libri di letteratura cinese, quindi altro buon proposito. E altro buon proposito, più saggistica, più non fiction, perché quest'anno sono andata un po' male. Ho letto tanti romanzi, che c'entra, il romanzo per me è un genere straordinario, uno dei miei preferiti, però se dovessi dirvi le grandi scoperte a livello di non fiction, a livello di non saggistica, potrei parlarvi di un autore che è Harari, del quale ho letto le sue due opere più famose. Ora non mi vengono i titoli chiaramente, perché quando parlo poi non mi viene mai niente, ve le metto qua giù. Uno ho ascoltato un audiolibro e uno ho letto in copia cartacea.
ma altro grandissimo autore di saggistica e di non fiction per me è stato Jonathan Safran Foer. Se io a livello di narrativa non sono mai riuscita ad apprezzare Safran Foer, a livello di saggistica per me è straordinario. E ho letto in particolar modo Se niente importa, perché mangiamo animali, quindi all'interno del quale è un saggio di divulgazione, potremmo dire scientifica, all'interno del quale si parla di quella che è la questione dell'industria, gli allevamenti intensivi e tutta la dura e cruda realtà legata a questo mondo, un manifesto che non si pone l'obiettivo di convertire i propri lettori a vegetarianesimo o veganesimo, assolutamente no, ma che cerca di portare un po' di consapevolezza a livello proprio di quello che è un mondo, ahimè, tuttora rimane sotterraneo e poco conosciuto. Ma allo stesso modo, così come questa volontà e anche questo destino di tipo ecologico e di tipo nel voler risvegliare le coscienze degli esseri umani e del loro potere di acquisto, che è l'unico potere che noi abbiamo a livello di singoli, è importantissimo anche sempre dello stesso autore, Possiamo salvare il mondo prima di cena, una sorta di manifesto all'interno del quale Jonathan Safran Foer ci parla delle piccole azioni quotidiane che possiamo compiere per poter aiutare quella che è la condizione climatica, ecologica, ambientale in generale. Altro grande saggio di non fiction per me è stato Di odio alle donne di Giuliana Sgrena, bellissimo saggio edito Il Saggiatore, ve lo lascio qui. Giuliana Sgrena, giornalista famosissima, saggio che indaga la questione di genere, la questione femminile all'interno delle tre grandi religioni monoteiste, quindi ebraismo, nell'islam e nel cristianesimo. Interessantissimo, sia che siate appassionati di questioni religiose, ma anche e soprattutto se siete appassionati e amanti di questioni legate alle tematiche di genere e agli woman studies, ad esempio. Andando avanti, a livello saggistico, in realtà più che saggistico vorrei un po' parlarvi di quelle che sono le biografie e le autobiografie che ho letto quest'anno, che non sono poche, o i cosiddetti memoir. Per esempio, sto leggendo adesso, e spero di finirlo entro il 2020, la biografia di Charlotte Bronte, edita Fazzi Editori, bellissima, l'ho iniziata ieri, sono già a pagina 100, ma quest'anno ho letto anche altre biografie. Innanzitutto diverse biografie di Lovecraft, che ho letto per meriti, per questioni di studio, ma che vi voglio citare perché secondo me sono molto interessanti. Ho letto poi quella che è la biografia di Coco Chanel, bellissima, mi è piaciuta veramente tanto, ve la consiglio se siete interessati e appassionati di questioni legate alla moda, al costume, ma anche se siete interessati a conoscere di più della storia, non soltanto di questa grande donna, ma anche della storia francese dell'epoca. Sempre in merito a biografie interessanti, ho letto Gli occhi rossi, Sibilla Lerama, Eleonora Duse e Cordula Poletti. Cos'altro, tutto in live, come potete vedere sto leggendo tutto con voi. Ho letto Hazar Nafisi, Le cose che non ho detto, anche questo rientra un po' nel genere memoir. Il genere memoir l'ho proprio riscoperto quest'anno e ne sono rimasta profondamente affascinata, soprattutto per quanto riguarda quegli scrittori e quelle scrittrici che già conoscevo. Vediamo un po' cos'altro. Un altro genere memoir è Memorie di una maestra americana, che è un libro che sta fra la non fiction e il memoir, bellissimo, di Nell Kimball, che è una donna vissuta fra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento, che ha esercitato per tutta la sua vita il lavoro di maîtresse. Quindi in realtà all'inizio lei nasce come prostituta di bassissimo rango che batte le strade peggiori d'America. È un ritratto bellissimo non soltanto di emancipazione femminile, perché da che lei è una ragazza poverissima, contadina, analfabeta, la giovane protagonista, nonché scrittrice, diventa poi una maîtresse economicamente indipendente, stabile, donna che non si sposa mai, quindi immaginatevi per l'epoca una donna che fa una scalata sociale, economica e culturale anche, non da poco, che alla fine dei propri giorni decide di scrivere il memoir di quella che è la sua vita, una vita vissuta appieno, nella totale manifesto di indipendenza e di libertà femminile, una dipendenza e una libertà che devono essere conquistate prima di tutto a livello economico. Ritratto bellissimo anche di quella che è un'America, ahimè, decaduta e
un po' nera, diciamo così, un po' polverosa della fine dell'Ottocento e primi del Novecento. Molto molto bello. Altro memoir estremamente interessante è Il farmacista del ghetto di Cracovia, molto bello anch'esso. Altro, il mio padre pornografo. Come vedete, ne ho letti veramente tanti di memoir. E un altro non fiction che vi consiglio e che non vi ho mai citato è I Tre Cristi. Se non sbaglio, si intitola così, sì, di Milton Rocchia. Questo è un bellissimo, non so come dire. Non è un saggio, direi che è appartiene al genere della non fiction, scritto da uno psichiatra, che è l'autore di un esperimento sociale, se così si può dire. All'incirca 50 anni fa decise di, no, un pochino di più, decise di porre sotto lo stesso tetto, o meglio, sotto lo stesso manicomio, porre a stretto contatto tre malati schizofrenici accomunati da un destino comune, cioè tutti e tre, credono e professano di essere Cristo, Cristo risorto. E quindi l'intento dello psichiatra è quello di cercare di far rinsavire questi tre personaggi e cerca di spiegare come la coscienza, il livello di autocoscienza, il livello di coscienza del sé sia impossibile da coniugare quando c'è un'altra persona che afferma di essere noi stessi. Quindi se tre persone affermano di essere Gesù Cristo, come possono essi convivere e parlare fra di loro? O tutti e due, o gli altri due sono bugiardi, o si inizia a dubitare di se stessi. Un esperimento sociale psichiatrico veramente interessante. Oggi chiaramente non potrebbe essere fatto, un po' per fortuna, un po' per disgrazia. Ma anche sempre per quanto riguarda la non fiction, vi voglio citare Amanti e Regine di Benedetta Craveri. Cos'altro? Ho letto poco di fantasy, che sapete essere un genere che mi ripropongo ogni anno di recuperare, ma se proprio vi devo dire, ci sono dei fantasy che mi hanno appassionata, che sono la trilogia delle Streghe Mayfair di Anne Rice. Più che fantasy, qui siamo nel gotico. Trilogia straordinaria, mi riprometto di leggere Intervista col vampiro e in realtà Le cronache del vampiro. Allo stesso modo ho riletto la trilogia della Bussola d'Oro di Philip Pullman. Cosa dire? Non vedo ora di recuperare la nuova saga di Philip Pullman che inizia con Il libro della polvere. Ma ho letto anche uno standalone degno di nota, fantasy, che è Elantris di Brandon Sanderson. Quest'anno ho scoperto Brandon Sanderson, avevo letto la trilogia che non mi ricordo, Mistborn se non sbaglio si chiama, ma non l'avevo mai terminata e quindi voglio recuperarla e voglio leggere altro di questo autore. Autore high fantasy, fantasy per adulti, ricco di varie interpretazioni, sottotrame, intertesti, bellissimo. Mentre un fantasy che avevo iniziato ma che ho abbandonato perché non mi ha convinto per niente è Nevernight. No, quest'anno fantasy voglio recuperare Brandon Sanderson, vorrei leggere di nuovo la trilogia del Signore degli Anelli perché ho recuperato i film e penso che non si possa parlare di fantasy senza recuperare i grandi classici, Philip Pullman, ma anche e soprattutto tutto il lavoro legato al Grishaverse e a Sei di Corvi, quindi spero di recuperare altro. Quindi, buoni propositi, più audiolibri, più classici, più cinesi sicuramente, più saggistica, italiani a bomba come siamo andati quest'anno, e più letteratura di genere fantasy. Direi che questo è un po' il recap, scusate, è stato un video un po' magari confusionario, ma è sicuramente un video all'interno del quale volevo fare un po' una summa e farmi tappe tap per la mia bravura nel recupero di alcune cose che mi ero ripromessa, sicuramente anche più scrittrici, italiane anche, e in questo devo dire sono stata abbastanza brava. È stato un anno di scoperta di tanti autori del cuore: Bertola, Andolfi, Madieri, Aleramo, Elsa Morante, già l'avevo scoperta, ma si è riconfermata. E spero che anche il prossimo anno sia un anno ricco di letture, ricco di amori letterari, e spero magari con queste nuove promesse di iniziare il 2021 a bomba, anche perché questo 2020 è stato un anno terribile e non vediamo tutti l'ora di finirlo. Bene, aspettatevi prossima settimana il video della top 10 e della flop 10. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!